Ma che è la sezione di un tronco d'albero? Oppure l'impatto di un meteorite? Ma che è una roba aliena? A parte gli scherzi, se non l'avete mai visto, questo video vi piacerà assai. Se sapete cos'è invece, non vi preoccupate, vi dirò qualcosa in più che probabilmente non sapete a proposito della sua formazione. Si trova in Africa, in Mauritania. Basta aprire Google Maps o Google Earth, meglio, cercare Occhio di Richard, lo diciamo in francese, e voilà. Se ne sentono di tutti i colori sulla sua origine. Se fate un giro sul web, addirittura si tira in ballo l'Atlantide. Ma non mi vengono i spasm. Lo so che parlare di cose fantasiose fa scena, cattura di più l'attenzione, perché punta più all'emotional. Usare gli strumenti del mistero, dell'ignoto, triggera. Trigger si usa, no, come termine? Io lo trovo becero. Su Geopop cerchiamo di puntare alla ragione, raccontando e spiegando le cose in maniera analitica e scientifica. Causa, effetto. Innanzitutto, vediamo come appare la struttura. In superficie vediamo dei cerchi concentrici, in realtà la struttura è leggermente ellittica ed ha un diametro medio di circa 40 km. I vari cerchi hanno un colore diverso perché sono formati da rocce diverse, breccia, basalti, carbonatiti, kimberliti, che poi dopo hanno subito anche dei processi di alterazione che hanno contribuito alla differenziazione dei colori. Ma non stiamo troppo a incasinarci con questi dettagli. Inoltre, alcuni cerchi sono più in rilievo, altri meno in rilievo, e questo è dovuto alla diversa composizione delle rocce, più o meno resistenti all'erosione. Le più dure e resistenti, solitamente rocce magmatiche, formano i cerchi più in rilievo, le meno dure, solitamente rocce sedimentarie, essendo più facilmente erodibili, sono meno in rilievo. Relativamente alle unità rocciose e ai fenomeni idrotermali, ci sarebbe da dire un pacco di cose, ma vi propongo di andare al nocciolo della questione. Il meccanismo principe che ha generato questa struttura. L'impronta circolare inizialmente ha fatto pensare all'impatto di un meteorite, che non solo avrebbe generato la breccia che si trova al centro. La breccia è una roccia composta da tanti frammenti e frammentini, insomma roccia scassata, frantumata, ok? Ma avrebbe prodotto nel suo impatto la forma circolare. Studi più approfonditi però hanno dimostrato come manchino alcune tipologie di rocce tipiche di un urto così forte, il cosiddetto metamorfismo da impatto, e che quindi non si è trattato di un meteorite. L'ipotesi attualmente più accreditata la definirei strutturale ed è legata alla tettonica e più in dettaglio alle intrusioni magmatiche. L'evento è da collocare temporalmente alla separazione della Pangea, quando prima il Nord America e poi il Sud America cominciarono a staccarsi dall'Eurasia e dall'Africa. Siamo quindi in un contesto estensionale, rifting e drifting, cioè break up, cioè separazione di un continente e allontanamento relativo. E in questi contesti è associata sempre un'intensissima attività vulcanica, in cui è frequente la risalita di corpi magmatici dal mantello. Risalendo, questi deformano gli strati di roccia sovrastanti, piegandoli. Poiché le risalite sono spesso diapiriche, cioè concentrate in un punto, si formano dei duomi. Ci vorrebbe della plastilina. Plastilina, facciamo degli strati. Taglio. Allora, immaginiamo che lo strato verde sia il più antico. Strato giallo, strato rosso, strato arancione, il più giovane. Ah, abbiamo fatto un bel paninazzo. Ecco i quattro strati. Ora cerco di simulare con il mio dito la risalita dell'intrusione magmatica che li va a deformare. Quindi in superficie io avrò un duomo, ok? Qualcosa del genere. Vedete il duomo? Perfetto. Ora, che cosa è successo? L'erosione ha agito. Cerchiamo di simulare l'erosione andando a tagliare la nostra cupola. E che cosa vediamo dall'alto? Venite, 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 venite. Ta-da-da-dum! Quindi quello che vediamo dal satellite dall'alto non è altro che un duomo stratificato decapitato. Ma da 1 a 10, quanto è figo. Shrek dice gli orchi sono come le cipolle. Geopop invece dice i duomi sono come le cipolle. Stesso esempio lo possiamo fare con una cipolla. Immaginiamo che questo sia il duomo. L'erosione ha inizio e lentamente spiana il rilievo. Zac!
L'intersezione di un piano con un duomo stratificato dà vita a dei cerchi concentrici. Come vedete, questa geometria è esattamente la stessa che abbiamo nell'occhio del Sahara. Vi voglio raccontare un'ultima cosa. In geologia i corpi circolari ce ne sono tanti, soprattutto sepolti. Ho lavorato molto nella modellizzazione del sottosuolo a 2, 3, 4, 5 km di profondità e sappiate che quando si incontra una forma circolare, al 99% dei casi è legata a vulcani, a intrusioni magmatiche o a diapiri salini. Le intrusioni magmatiche e di sale sono molto frequenti e hanno la capacità di deformare le rocce sovrastanti. Il risultato in superficie sono dei duomi e una volta erosi sembrano cerchi, anzi sono cerchi. Grazie per l'attenzione, spero che questo video vi sia... Ma siamo on? Va bene l'inquadratura? Grazie per l'attenzione, spero che questo video vi sia piaciuto. A questo punto non posso far altro che consigliarvi altri video. Iscrivetevi al canale se non lo avete ancora fatto e ci vediamo alla prossima. Ciao! Continua a girare. È uno spezzato dove...